Ridurre gli sprechi e pianificare con attenzione le spese, nella speranza che il governo possa intervenire in tempi rapidi. Il caro bollette rimane la prima preoccupazione per gli imprenditori costretti a fare i conti, con aumenti vertiginosi che rischiano di ripercuotersi anche sulle vendite. Significa dover stare ancora più attenti a tutti gli sprechi, significa dover rischiare di aumentare il costo del prodotto finito, con un conseguente rischio di riduzione delle vendite. Negli ultimi mesi, insomma, la situazione com'è stata per lei, insomma, per la sua azienda, in termini pratici sia di ordini che di produzione? Come ordini non abbiamo grossi problemi al momento, abbiamo dovuto però già pianificare degli aumenti di listini e aspettare poi quello che succederà, come lo sopporteranno i clienti, che impatto avrà, questo lo vedremo nei prossimi mesi. Abbiamo già fatto un cambio di tutto il parco illuminazione, passando all'illuminazione a LED, e questo garantisce sicuramente un minor consumo. E poi ci siamo affidati a un gestore valido che segue le industrie artigiane, Confartigianato. Confartigianato ha costituito 3 consorzi per l'acquisto e la vendita di energia agli associati, che permettono alle imprese di abbattere i costi. Il prezzo applicato è però riferito al PUN, il prezzo unico nazionale, che da mesi continua ad aumentare e così diventa difficile calmierare i prezzi. Il prezzo dell'energia aumenta, è una conseguenza del prezzo del gas, perché in Italia per produrre energia consumiamo gas e di conseguenza il gas determina il prezzo dell'energia. Prima del 31 dicembre 2021, come Confartigianato eravamo intorno allo 0,10, l'attuale prezzo a PUN di questi giorni sfiora lo 0,60. 60 centesimi. 60 centesimi a kilowatt, e quello è il prezzo puro. Poi ovviamente le varie società di vendita, quello che è, devono applicare lo spread e quant'altro, che è la loro fee, la loro provvigione. Noi come Confartigianato l'abbiamo praticamente ai minimi, e per quanto riguarda i domestici non l'applichiamo addirittura. Però è una condizione difficile per sia gli imprenditori che per le famiglie. Abbiamo ricevuto chiamate sia dalla nostra utenza che da associati e non associati che volevano informazioni. Purtroppo i rincari ci sono e nelle bollette del prossimo inverno si sentiranno. Come dicevo poco fa, si spera sempre in un tetto massimo applicato dal governo per poter creare delle nuove strategie di risparmio. In questa azienda di Casorate Primo si realizzano macchine agricole. Il titolare ci racconta che al momento non ci sono problemi con gli ordini, nonostante le difficoltà del comparto, ma che i prossimi mesi potrebbero essere complicati. Sappiamo, sentiamo spesso, insomma, le imprese agricole che ci parlano della siccità, dei problemi causati, del dimezzamento delle rese, insomma, è un problema che tocca poi tutto l'indotto. Assolutamente, noi, dicevo, lo vedremo l'anno prossimo, perché gli ordini che avevamo in portafoglio quest'anno arrivano da dicembre, gennaio. La siccità è stata dopo, per cui vedremo novembre, dicembre, gennaio cosa succederà.